Riprendiamo i lavori con la tavola rotonda del pomeriggio, nella quale vorremmo far emergere le proposte per cercare di cominciare a risolvere un problema che certamente non sarà semplice da risolvere per vari aspetti, però ne va di mezzo la vita e la sicurezza dei cittadini, quindi una cosa per cui si devono trovare soluzioni. Do la parola al dottor Tiani del... Sì, del SIAP, segretario generale del SIAP, quindi sindacato della polizia. Grazie. Grazie. Intanto grazie per questo convegno, perché è un'occasione per avere, cioè che abbiamo... Schiacciare il tasto accesso. No, grazie per questo convegno, scusa, senatrice Stabile. Chiedo scusa se vi interrompo, non l'ho detto. Dato che siamo diversi oratori, forse sarebbe bene sia fare un dialogo con chi è presente in sala, in modo da non limitarci a relazioni frontali, e sia eventualmente fare un secondo giro. Quindi chiederei di limitare l'intervento a 5 minuti e poi casomai riprendiamo. Limitiamo al massimo. Intanto grazie alla senatrice Stabile e all'onorevole Polverini, che è stata, diciamo, ha preso l'iniziativa nel febbraio del 2017 di fare un'interrogazione parlamentare su questo tema. Il tema è datato, è antico, il problema non è soltanto con l'ultima struttura dell'Unione Europea, ma nasce già nel 91 la prima direttiva che riguarda il numero unico europeo. Io, proprio per evitare di porre elementi negativi al declino organizzativo che vive lo Stato amministrazione nelle sue diverse componenti, vorrei ricordare che nel 1945, alla Questura di Milano prima e alla Questura di Roma poi, nasce il primo numero d'emergenza e aveva la numerazione 777, e il 1945. 23 anni dopo, ha un senso questa citazione storica, nasce il 113 nel 1968, se non ricordo male nel marzo del 1968. Dal dibattito e dalle testimonianze che sono emerse stamattina, che hanno riguardato soprattutto la parte, diciamo, della salute sanitaria, del soccorso fatto, diciamo, alle persone che hanno bisogno, io, diciamo, annoto che la nostra segreteria provinciale di Torino, credo insieme all'esponente del, non ricordavo il nome della sigla, abbiamo tenuto un'audizione in consiglio regionale. E allora il punto qual è? È indubitabile che il doppio passaggio delle chiamate sia un problema. Però dall'altra parte va posto anche il tema che nel contesto europeo, ma soprattutto nel contesto ove i cittadini mondiali si muovono, diciamo, in maniera ampia, no, i confini sono caduti dappertutto, c'è anche bisogno di avere risposte un po' meno provinciali, no? Che probabilmente in passato nelle province molto piccole, le nostre questure, i carabinieri, i colleghi dei vigili del fuoco, lo stesso 118. Poi con il passare del tempo questi servizi si sono strutturati. Io la posizione che ho è questa, faccio una proposta di questo tipo. Ci sono molte criticità, però ci sono anche esempi di eccellenza. Alcuni esempi di eccellenza che sono condivisibili sul modello di eccellenza, non condivisibili rispetto alla struttura sociale e organizzativa che è il nostro Paese, fa sempre riferimento alla città di Milano. La città di Milano è la città più efficiente d'Italia, va bene? Io personalmente, avendo lavorato molti anni per strada, per esempio la questione della geolocalizzazione la ritengo una sciocchezza, perché la geolocalizzazione è legata a sistemi che possono andare in tilt da un momento all'altro, va bene? Quindi bisogna porsi anche questo tipo di problema. Stamattina sono stati fatti degli esempi riferiti all'emergenza o dei vigili del fuoco sanitari. Io faccio un esempio banalissimo rispetto al doppio passaggio di chiamata. Se io subisco una rapina nella mia abitazione e sono in una villa, la villa è fatta su due piani, al primo piano entrano i rapinatori, sto al secondo piano, sono la moglie, va bene, riesco a fare una telefonata velocissima. Se devo aspettare quella procedura, voglio dire, ho perso tempo. Posso fare lo stesso esempio nel caso, uso il termine che non condivido, lo sottoscrivo anche se c'è la presenza di molte donne, del femminicidio, non lo condivido perché io sono profondamente cattolico e per me ha valore la persona a prescindere dal genere, quindi un omicidio è l'omicidio di una persona.
Una donna che viene picchiata dal marito e che rischia di essere uccisa, ha il tempo per aspettare il secondo passaggio di chiamata? Allora, io che ho fatto servizio di volante so perfettamente che quando c'erano i nostri vecchi operatori che non parlavano inglese, che oggi è oggettivamente un limite rispetto alla società in cui viviamo, mentre la signora stava parlando, dopo 5 secondi, se capiva dall'indirizzo dove stava, l'altro operatore attivava immediatamente la volante. Ok? Allora, è chiaro che ci sono una serie di problemi. La proposta che io faccio è questa, le signorie loro, ai deputati e senatori presenti. Intanto, siccome io sono un sindacalista e non lo mando a dire, è apprezzabile la scelta di Forza Italia di trattare un tema che non ha effetto mediatico e non ha immediata riscossione politica sul mercato elettorale, perché io penso che la politica sia deputata a servire i cittadini nel senso pieno del termine e non nel senso, diciamo, del nuovo modello di Robespierre della presa del potere, da cui sono distante, perché io sono moderato, quindi così sono chiaro. Credo che, proprio per approfondire, visto che le regioni in cui è applicato questo sistema non sono tantissime, ci sono anche, diciamo, sono poche ancora le regioni che adottano questo sistema, penso che si debba avviare un'indagine conoscitiva sia con le istituzioni locali, con le istituzioni nazionali, soprattutto con il Ministero dell'Interno, che è il centro di questo meccanismo emergenziale, per evitare, diciamo, che il crepuscolo organizzativo del nostro sistema paese ci porti a delegittimare e a mandare all'aria l'esperienza di quasi un secolo, diciamo, di servizi efficienti. Per il momento mi fermo qua, grazie. Grazie. Allora, Michele Dressadore, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Sì, quindi rimaniamo nell'ambito della polizia di Stato. Così bilanciamo la sanità di questa mattina. Esatto. Sì, in effetti poi le tre componenti sono quelle, il soccorso, la sanità e la sicurezza, che è il servizio che il numero unico, a cui il numero unico deve assolvere. Io cercherò di inevitabilmente di dare un taglio concreto, non perché gli altri non l'abbiano fatto, ma perché probabilmente la lista delle doglianze è conosciutissima. Posso aggiungere quella specifica che riguarda la Polizia di Stato e quindi le forze dell'ordine, ma lo faccio non per mettere ulteriore legna in un fuoco che incendia già che basta l'argomentazione, ma perché credo che siano qualificanti per riuscire a centrare poi l'obiettivo, che è quello di trovare delle soluzioni, anche se lo dichiaro prima, una soluzione preconfezionata non ce l'ho, un po' perché, insomma, io diffido in genere dai comandamenti che tutto risolvono, ma anche perché è giusto insomma, che nasca da un confronto, e in ogni caso dovrebbe essere poi il percorso che l'esperienza porta agli aggiustamenti, e forse il dato peggiore di questa esperienza è proprio quello che si è lavorato per anni senza un vero sviluppo in senso correttivo, migliorativo, con degli step che via via potessero portare a davvero ottenere il servizio efficiente. Innanzitutto devo dire che è parso spessissimo, quantomeno mi riferisco all'esperienza che per noi viene prima del numero uno, è quella delle sale operative comuni, cioè già per la sicurezza, atteso questo modello così strano che c'è in Italia, che poi non è così strano, è strano come viene gestito, del frazionamento delle forze dell'ordine, addirittura con duplicazioni per esempio per la forza di polizia a vocazione generale, che è quella che ha la Polizia di Stato e i Carabinieri, c'è una sostanziale duplicazione, quindi la necessità di non addivenire a quelli che sono gli stessi difetti che ha lamentato il codice unico, il numero unico. Qual è? Obiettivamente dico, siamo arrivati a non ottenere soluzioni in ragione di storture che sono banali e che diciamo così, percorrono un po' tutta l'organizzazione, e vorrei, senza essere
catastrofista, un po' percorrono l'organizzazione statale in senso generale, che è un malinteso senso corporativista, cioè una difficoltà a cedere anche solo quote della propria, del proprio ambito, della propria responsabilità, perché questo fa venir meno, e là è il difetto, tutta una serie di capacità di attirare importanza, risorse, per cui noi avremo sicuramente che chiunque dei soggetti coinvolti non vorrà cedere qualcosa perché teme di poter contare meno successivamente, di non poter agire nei tavoli di contrattazione, di suddivisione delle risorse in maniera efficace. E quindi siamo arrivati al punto in cui, come è successo a me, dico la più banale, chiamo il 118 per parlare semplicemente con la guardia medica e mi risponde: pronto carabinieri. Ora, io fortunatamente ho immaginato qual era il problema, certamente un'altra persona, se poi aveva un problema più grave, abbiamo visto purtroppo degli esempi molto chiari in questo, perde tempo, magari non reagisce in maniera sbagliata, abbiamo visto uno che può mettere giù perché non vuole parlare con le forze dell'ordine. Insomma. Il doppio passaggio è inevitabile ed è già di per sé frutto di mancanza di efficienza. Ora, la sala operativa comune, che può comprendere non solo le forze dell'ordine ma anche il soccorso e la sanità, il soccorso di sanità, non può prescindere da due cose: la velocità di intervento e la specializzazione. Il numero unico, per esempio, si è arenato spessissimo nell'obbligo, anche giustificato ma poi dannoso, di seguire un protocollo, la famosa intervista, che diventa motivo di ulteriori complicazioni e anche di difficoltà. Un operatore che risponde, come si è detto, non può avere la preparazione per affrontare il problema che c'è al di là del filo. Quindi è stata una sorpresa enorme per noi vedere che dall'idea di una sala operativa fisicamente come comune, cioè un posto fisico dove ci sono il poliziotto, il carabiniere, meglio ancora se fosse uno solo di questi, ma non possiamo fare a meno di averne due, l'operatore della sanità e l'operatore dei vigili del fuoco, comunque del soccorso. E quindi l'immediatezza di poter dare una risposta e di dare poi anche l'ordine necessario, perché il problema qual è? Che questo frazionamento determina una cosa: io, operatore che rispondo in prima battuta, non solo non ho una specializzazione magari nella sanità quando la richiesta che ottengo è questa, ma soprattutto non ho, sia che si tratti della sicurezza, quando rispondo io poliziotto e deve intervenire i carabinieri, rispondo io sempre poliziotto e deve intervenire la sanità o i vigili del fuoco, non conosco le risorse che hanno le strutture che devono intervenire, non conosco la loro organizzazione, magari non so se deve intervenire l'automedica o semplicemente l'ambulanza, non so i vigili del fuoco se hanno un'uscita, due uscite, se già non ci sono, che tipo di intervento devono fare, non conosco la posizione specifica delle unità che devono intervenire, troppe cose non so e non posso pensare di attrezzare questo numero unico con un individuo che sia in grado di rispondere a questi criteri. Se aggiungiamo poi, ripeto, al fatto che ultimamente l'investimento su questo tipo di servizi che lo Stato deve dare è stato obiettivamente deludente in termini di risorse umane e di risorse economiche. Quello che ho detto potrebbe, probabilmente anche in concreto, ma sicuramente teoricamente, potrebbe essere superabile e risolvibile con delle tecnologie che riducono i tempi, riducono i passaggi, ma le tecnologie costano. Invece le soluzioni che abbiamo trovato sono sempre state l'interconnessione telefonica delle sale operative.
sostanziale presa in giro, perché poi ovviamente gli operatori interessati lo capivano abbondantemente prima, ma il riscontro è evidente proprio con le esperienze che abbiamo visto oggi. Cioè l'interconnessione telefonica vuol dire devo per comunicare una cosa che dovrebbe essere immediata fra me e l'altro operatore fare una telefonata, che vuol dire aspettare, trovare il numero, la linea libera, l'operatore che è seduto, che può rispondere, cioè troppe cose per evitare quei 3 minuti, quei 6 minuti, quei 30 secondi che salvano la vita, che danno la risposta. Non c'è non c'è probabilmente, diciamo così, una reale volontà. Sembra che questa cosa sia stata, diciamo così, un modo per dare seguito alla direttiva europea o comunque una richiesta, ma nel modo più banale possibile, un po' come si suol dire in gergo, mettere a posto le carte, ma non certo arrivare al dunque. Chiudo con una riflessione che può non essere, può magari non accontentare tutti, però in qualche modo un ordine ce lo dobbiamo dare. Ora che lo dica io magari può risultare di parte, ma è anche vero che ne ho l'obbligo. A suo tempo, diversi anni fa, una scelta era stata operata, cioè che ci fosse un'autorità, che è l'autorità di pubblica sicurezza, che si assume l'onere, il compito di dare seguito a queste necessità, cioè il soccorso è una materia che è in capo all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi, intanto partiamo nel registrare il servizio con questo regista, poi troviamo le maniere, facendo anche delle scelte importanti, coraggiose, altra cosa che purtroppo spesso ci manca. Chiudo in maniera un po' colorita, così non ci incupiamo troppo. La serie che va per la maggiore adesso è quella sui Vigili del Fuoco di Chicago, no? Che è appassionante, è bella, come sempre, come fanno tutti quanti, anch'io lo vedo con l'occhio della mia professione. La prima cosa che mi è saltata all'occhio è cos'è? Loro hanno la caserma dei Vigili del Fuoco con l'ambulanza dentro, e la struttura prevede un'ambulanza. Ora, da noi questa cosa è una cosa che non esiste e che non saprei neanche come inventarmela. Ora, potrebbe essere una scelta coraggiosa, come ho detto prima e mantengo fede a quel proposito, non ho una scelta e questa non è una proposta, però evidentemente qualcosa dobbiamo fare e passa per un cuore oltre l'ostacolo, una scelta, diciamo così, forte e importante. Non è bastata la battuta. No, che stanno un po' a mangiare. Sì, sempre per dare spazio ai diversi servizi e ai professionisti dell'emergenza, darei la parola al rappresentante sindacale CONAPO, Gianni Cacciatore, che mi pare che vi ha preparato una presentazione anche, sì, vero? Sì, allora forse può andare al... Può spostarsi al... Posso andare? Sì, può andare al podio. Vai al podio. C'è così il tecnico comando sopra. Pure la coppa. Buongiorno. Allora, intanto grazie alla senatrice Stabile per aver organizzato un convegno che mi sembra assolutamente propositivo e pratico, cioè orientato all'obiettivo. E questo è importante. La sensazione che abbiamo non è quella di stare a parlare per fare scena, ma quella di voler raggiungere un obiettivo. Questo glielo devo perché è una mia sensazione personale, però credo che sia condivisa dai miei colleghi. Allora, io ho preparato queste slide nelle quali anche noi non diamo una proposta definitiva, forse ci poniamo più domande, comunque cerchiamo di iniziare ad orientare quello che deve essere un cammino che non potrà per ovvie ragioni essere lungo, cioè dobbiamo fare delle scelte come italiani, come paese intendo. E allora, intanto quali sono, ci siamo chiesti le esigenze del soccorso, da pompieri, consentitemi di usare questo termine, cerchiamo sempre di essere pratici, perché quello che facciamo è stare tutto il giorno sulla strada a risolvere i problemi piccoli e quelli grandi. Allora, le esigenze del sistema di soccorso, sintetizzandole senza nessuna pretesa di essere esaustivo, sono tre: accessibilità,
integrazione operativa, ma anche autonomia operativa, e poi integrazione tecnologica. Sull'accessibilità abbiamo una norma europea. Oggi si è parlato anche di interpretazione della norma. Qualcuno ha detto che la norma prevede, diciamo, la contemporanea esistenza del numero. Le linee di pensiero non sono tutte uguali. Qualcuno pensa che un giorno comunque si arriverà ad avere un solo numero, qualcuno considera questa cosa non realizzabile e quindi ipotizza che i numeri esisteranno contemporaneamente. Io non lo so come andrà a finire, ma non è nemmeno questa cosa importante, perché se un giorno culturalmente si arriverà al numero unico andrà bene, se non si arriverà sarà opportuno mantenerli per garantire l'accessibilità al sistema. Di fatto abbiamo un vincolo normativo, per cui intanto il 112 lo dobbiamo fare, deve esistere e deve poter rispondere ai cittadini italiani e stranieri che si trovano sul nostro territorio in maniera efficiente. L'integrazione operativa, e qui io sposterei l'asticella di quello di cui si discute oggi un attimino più avanti, ovviamente è un processo, perché noi stiamo parlando della prima parte dell'intervento di soccorso, cioè di come riceviamo la chiamata e di come attiviamo il sistema di soccorso. Ma come sistema di soccorso, di pubblica sicurezza anche, eccetera, soccorso sanitario, tecnico, tutti insieme, noi abbiamo un problema di integrazione operativa anche sul territorio, sull'intervento. E allora, come CONAPO ci domandiamo se questo non sia un input, uno spunto da prendere in considerazione per lavorare al 112 del futuro, comunque al sistema 112 più altro 112 da solo, con l'idea di dover integrare realmente l'apparato, il sistema di soccorso nazionale, e non semplicemente di metterlo in grado di rispondere velocemente a una chiamata, ma separatamente. Oggi questa cosa è trapelata moltissimo, no? Si parlava di sistemi che intervengono separatamente. Ora io, nella mia esperienza professionale, ho curato dei corsi di integrazione e di interazione operativa fra operatori tecnici e sanitari ed anche fra operatori di polizia e operatori tecnici, sostanzialmente vigili del fuoco 118, polizia, vigili del fuoco o tutti insieme. E quello che si otteneva alla fine delle due o tre settimane di lavoro comune era veramente un'integrazione operativa che diventava anche emotiva, ovviamente, ma era un'integrazione in grado di garantire un'efficienza veramente notevole, completamente diversa da quella a cui pensiamo adesso. E quindi, però, l'inizio è unire fisicamente le persone. Questo è un punto obbligato, perché stiamo discutendo di questa cosa. Dobbiamo unirli e poi però bisogna proseguire su questa strada virtuosa, con questo processo che deve essere perpetuo, continuo, per una sempre migliore integrazione. Sarà un obiettivo al quale tendere, non sarà mai perfetta, probabilmente. Ma per noi integrare delle persone in una sala operativa per arrivare a ricevere e trattare una chiamata di soccorso nel modo più veloce e più efficiente possibile significa anche integrare i soccorsi dopo la chiamata. Perché se non facciamo questa cosa, noi non abbiamo fatto nulla. Se poi arriviamo lì e litighiamo, come accade, è inutile che neghiamo questa cosa, allora abbiamo fallito, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, anzi forse peggio. Poi ci vuole l'integrazione tecnologica, perché è chiaro che se i carabinieri si fanno una sala operativa analogica, la polizia se la fa trilogica, i pompieri quadrilogica, difficilmente riusciremo ad avere. E allora qui bisogna fare nazione, no? Bisogna fare squadra, devono parlarsi le persone che hanno la responsabilità di fare le scelte di acquisizione delle tecnologie, le scelte di acquisizione del futuro. La polizia, i vigili del fuoco, il 118 non possono pensare al proprio futuro separatamente dagli altri, è una cosa che non ha senso nel mondo d'oggi, non ce la facciamo. E quindi questa è assolutamente funzionale per la perfetta interazione che secondo noi deve esserci e può avvenire esclusivamente attraverso delle scelte che siano condivise e comuni, prima condivise e poi comuni, ovviamente. Ma quale soluzione? Sicuramente una centrale 112 unica interforze, che poi rimanga da sola, che poi sia affiancata a quelle di 118, 112, 113, lo si vedrà. Secondo me ora è presto per dirlo, non siamo nella condizione, peraltro si discuteva oggi a pranzo anche del fatto che mancano i dati, no? Cioè noi stiamo parlando di un problema del quale, se volessimo fare un'analisi statistica, diciamo scientificamente
operata, seria, che desse dei risultati, non saremmo in grado, perché ci mancano i dati di base per poter anche semplicemente ipotizzare una ricerca. E quindi parliamo su quelle che sono le nostre esperienze di vita. Non a caso oggi sono state riportate delle esperienze di vita, potrei riportarne tante anche io, ovviamente ve le risparmio, ma non abbiamo avuto la possibilità di parlare su dati, a parte quelli che ha dato il dottore rispetto al Friuli, che erano comunque molto, molto eloquenti. E quindi il migliore livello di operazione possibile e di integrazione operativa è quello che noi dobbiamo raggiungere, eliminando i ritardi nel trattamento delle richieste di soccorso. Io termino, poi magari si aprirà una discussione su questo, mettendo in evidenza alcuni punti. La nostra idea è di avere in una centrale operativa interforza degli operatori che abbiano due caratteristiche: l'anzianità, intesa nel senso di esperienza vissuta sul territorio, e la formazione, perché da noi anzianità significa formazione, cioè non può e non deve capitare che una persona diventi anziana e solo sull'essere anziano basi la propria professionalità. Quando si parla di esperienza si parla di una professionalità fatta maturare dall'esperienza, ma con una base accademica di studio che abbia, ragioni importanti, e quindi personale con esperienza e professionalmente preparato. Attualmente abbiamo degli operatori che sono di provenienze più diverse, dove ci sono gli LSU, dove ci stanno quelli che prima andavano sulle ambulanze, con la Croce Rossa. Insomma, ogni regione ha utilizzato un sistema. Certamente ci sono operatori quasi sempre senza alcuna esperienza operativa, o se ce l'hanno oggi è solo un'esperienza di tipo sanitario. E vi assicuro che per gestire telefonicamente un intervento, per esempio tecnico, dei vigili del fuoco, un crollo, un incendio, il rilascio di una sostanza tossica, ci vuole ben altro, anche per prendere la prima chiamata. Spesso se ti sfugge quella prima chiamata, se non prendi delle informazioni che sono molto difficilmente codificabili e poi non hai più l'accesso al richiedente, diventa un problema. Scoprirai cosa devi fare solo quando arrivi, e questo comporta ritardi che si accumulano. Questo permetterebbe, non è secondario l'aspetto economico, l'impiego del personale che non è più idoneo al servizio, che è anziano, che va tolto dalla strada, e se ha la preparazione adatta, perché la professionalità è una condizione sine qua non assoluta, allora può essere impiegato in un posto così delicato. E si può assumere personale giovane che prenda il suo posto. Nei servizi operativi di soccorso e di polizia il problema di chi è per strada è ancora, ed è ormai in un'età che non glielo permetterebbe più, è un problema cogente, assolutamente. Questo potrebbe essere un sistema per mitigarlo senza sperperare soldi, cioè creando un giro e utilizzando al meglio la risorsa umana, perché diamo all'esperienza e alla professionalità il miglior valore possibile, il miglior utilizzo possibile. E attualmente ci sono state delle nuove assunzioni. Io, se ricordo bene, però non sono brevissimo in questo, sulla legge c'è scritto che le regioni possono chiedere di avere in concessione i servizi 118 perché... con un paio di condizioni, quella di avere delle strutture e di avere del personale. C'è anche un'idea di economia all'interno della legge. A me sembra che questa idea di economia sia saltata totalmente, perché in realtà hanno tutti realizzato strutture ex novo, cioè c'è stato un bel affare intorno a questa cosa ed è stato assunto tanto personale. Ora noi pensiamo che da questo punto di vista il Ministero dell'Interno abbia il dovere di assumersi il proprio ruolo e di recuperare la gestione del 112, che non deve essere regionale, ma deve essere in capo alle prefetture, alle questure, poi vediamo, non è un problema, deve essere in capo al Ministero dell'Interno, che in questa strana Italia invece passa i servizi informatici alle regioni, che poi li utilizzano in sale che avrebbero avere con personale che non avrebbero dovuto assumere, e insomma via dicendo, adesso non vi tedio con questa storia che conoscete meglio di me. Per cui pensiamo che il 112 debba essere gestito in prima istituzione invece di personale dal Ministero dell'Interno. Questa è la realtà. Allo stesso modo mi permetto, chiedo scusa ai colleghi, vi chiamo così, del 118 se mi intrometto un po' negli affari vostri, però da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nazionale
lo ripeto perché è questo che voglio significare, abbiamo una caratteristica diversa che ci viene invidiata da tutti gli altri corpi. Siamo un corpo unico. Se io, che sono di Lecce, parto da Lecce e vado da Claudio a Torino e mi dicono vieni, ci devi dare una mano, io arrivo vicino all'autopompa di Torino e so esattamente dove andare a prendere l'attrezzatura X. E se per caso mi sono portate delle attrezzature da Lecce, io sono sicuro che sono compatibili con quelle di Torino. Tutti sappiamo cosa è successo in diversi scenari internazionali, le Torri Gemelle nella tanto decantata New York con il paese più avanzato del mondo, per poter dire guardate che essere standardizzati a livello nazionale è una grande cosa. Ci permette, vi permetterebbe di agire su scenari molto ampi in maniera totalmente uniforme con livelli di rischio estremamente bassi. Un'ultima cosa e concludo. Un problema importante è quello del rischio evolutivo. È stato detto, io non riesco a non dirlo di nuovo, abbiate pazienza, ne ho viste troppe. È necessario che i protocolli che attualmente prevedono per qualsiasi evento in cui ci sia coinvolta una persona, indipendentemente dalla tipologia di evento, che il PSAP2 avvisato per primo e quindi poi capomaglia del soccorso sia il 118, vengano modificati come sono adesso per esempio in Liguria, dove se c'è un crollo i sanitari non dovrebbero avvicinarsi al crollo finché sussiste un rischio tecnico, ma devono farlo dopo. Prima c'è il salvataggio, poi c'è il soccorso sanitario. Questo è estremamente importante. In paesi come la Francia, se ci sono incidenti di questo tipo, a qualcuno di noi è capitato di viverli, si arriva lì e si vedono i sanitari che attendono a distanza la messa in sicurezza dello scenario incidentale, perché la cosa peggiore che può capitare è il superincidente, il soccorritore coinvolto. Questo non deve capitare. Scusatemi se sono stato lungo e grazie. E adesso parliamo di nuovo dell'aspetto sanitario con i relatori sanitari che erano presenti già questa mattina alla tavola rotonda. Stefano Agostinis. Grazie. Sì, in realtà mi scuserà il senatore se entro in parziale contraddizione. Lo possiamo chiamare paziente, utente, cittadino, contribuente. I nostri tre servizi mettono la persona al centro della loro ragione d'essere e insieme dobbiamo gestire il soccorso. Il vero salto di qualità è la centrale riunificata interforze. Una centrale riunificata che era già stata in qualche modo teorizzata nella legge 120 dell'81 che ha smilitarizzato la polizia. L'articolo 21 parla di coordinamento interforze in capo al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ciò è già esistente, è già stato teorizzato, è già stato pensato in questo senso. Parliamo di dati, i dati in realtà li abbiamo, non è vero che non abbiamo dati sufficienti perlomeno per quello che è la ricerca e comunque gli eventi tragici che hanno funestato la nostra nazione. Sono passati ormai 8 anni dall'attivazione del primo call center laico nella provincia di Varese. Parlavo stamattina dei casi di Lecco, Como, Brione, quello della dottoressa Cantamessa. Andiamo anche a vedere che cosa succede fuori dai nostri confini, molto vicino a noi. Gli analisti dell'intelligence e delle unità strategiche che hanno riesaminato gli eventi del Bataclan, del Molenbeek, di Molenbeek, gli attentati di Bruxelles, hanno tutti concordato su un'unica posizione. Le centrali devono essere uniche. Qui è stato compiuto un errore strategico a livello nazionale che ha convogliato il massimo delle risorse nella risposta telefonica. Abbiamo cominciato i nostri rapporti, parlo in rappresentanza del NURSIND, con il CONAPO, con uno scontro che aveva al centro i mancati allertamenti, ovvero la comunicazione telefonica, l'interconnessione telefonica che è stata poc'anzi ricordata. Quindi il concetto è che in una centrale operativa, gomito a gomito, questi tempi verrebbero azzerati. Noi dobbiamo immaginare che l'emergenza non sia una retta lineare, ma sia basata sull'andamento di una curva esponenziale che aumenta di complessità col tempo che passa.
Sulla riorganizzazione centrale del 118 direi che qui sfondiamo un portone. In realtà la norma che istituisce il 118, la disciplina delle attività all'articolo 5 del DPR del 27 marzo 92, specifica che il soccorso sanitario urgente è in capo al Sistema Sanitario Nazionale. Quindi si tratta di norme che in un qualche modo già esistono e dovrebbero essere semplicemente rispolverate. Ci sono altre norme esistenti. Una di queste è l'adeguamento al codice delle telecomunicazioni, governo Monti, decreto legislativo 70 del 2012, all'articolo 55 viene istituito il numero unico, specificando che le chiamate d'emergenza devono avere una risposta altrettanto rapida dei sistemi precedenti, laddove questi continuino a essere attivati. È vero che laddove ci siano situazioni, ci sono regioni italiane dove il 112 non è stato attivato e rispondono i carabinieri anche se si digita il 118, perché la telefonia di nuova generazione, per obbligo, oggi viene instradata sull'unico numero che è riconosciuto a livello europeo, l'112 appunto. Quindi io temo che indietro non si possa tornare, però possiamo migliorare. Il problema fra centrali operative è che comunichiamo fra noi in modo con tecnologie che ormai non sono più sostenibili. Sono tecnologie che il radiotaxi di Torino usava nei primi anni 60. Le schede di intervento vengono passate, nella maggior parte dei casi, vengono passate sotto dettatura. È il classico schema di volante 1, volante 2. Ecco, voi dovete sapere che a casa mia, anch'io non detenendo il potere del telecomando, anch'io mio malgrado devo sorbirmi Chicago Fire, questa serie che è stata citata prima, e l'analizzo con gli occhi del professionista. E non posso che condividere quanto è stato detto, ed è contenuto infatti nel rapporto che abbiamo presentato alla Commissione Sanità il 26 marzo scorso, Commissione Sanità della Regione Piemonte, dei poli unificati dove ci siano le strutture di soccorso, gli enti del soccorso pubblico, tutti insieme. Devo dirvi che non c'è bisogno di andare fino a Chicago, è sufficiente andare a Siena, dove questo polo esiste. C'è un'esperienza a Venezia che è molto interessante. Il polo di Siena è stato aperto allora dal prefetto di allora, che oggi è il prefetto di Torino, il dottor Renato Saccone. Quindi si tratta di soluzioni che possono essere realizzabili con costi minimi e che ci permettono di avere un'efficienza estremamente più elevata, che è quello che qui chiediamo tutti. Grazie. Grazie. Quindi comincia a delinearsi questa ipotesi delle centrali interforze. Continuiamo il giro, poi magari facciamo un secondo giro su questa ipotesi. Nell'ordine della mattina, toccherà ai relatori anche della mattinata, Zalucar. Ma penso che i precedenti oratori hanno detto quasi tutto, forse è opportuna una sintesi, quindi sarò molto breve. Quello che credo sia ormai assodato che è deleterio il doppio passaggio di chiamata. Ecco, sul doppio passaggio di chiamata questo deve essere abolito, cioè l'operatore che risponde deve essere uno ed uno solo. Due, l'operatore laico non è una figura adeguata a rispondere alla richiesta di aiuto dei cittadini. E ho apprezzato moltissimo quello che ha detto il rappresentante dei Vigili del Fuoco, cioè chi va in centrale operativa deve avere una conoscenza sia della materia, quindi in questo caso dell'antincendio, sia del territorio. Perché tutti i sistemi di geolocalizzazione possono sbagliare, nel senso che possono andare in blackout. Quindi conoscenza del territorio, che vuol dire soprattutto avere delle dimensioni provinciali per quanto riguarda
le centrali operative, e qui parlo di tutte le centrali, 118, Polizia, Vigili del Fuoco. Detto questo, si è parlato della centrale unica interforze, che certamente dovrebbe essere l'obiettivo finale a cui giungere, perché è evidente che, come sulla strada lavorano insieme quasi sempre, o almeno nei peggiori incidenti, Polizia, Vigili del Fuoco e autoambulanze, è anche ovvio che il coordinamento di questo nelle rispettive specifiche competenze avvenga in pratica in modo integrato. Questo è essenziale. Però c'è un però. Nel senso che noi adesso abbiamo 5-6 regioni che sono andate già avanti con il 112, altre che stanno aspettando, si stanno attrezzando. Quindi è ogni giorno quello che ci ha raccontato questa mattina l'oratore, un vero oratore dei Vigili del Fuoco, ci ha rappresentato una situazione che non è tollerabile. Allora io mi chiedo, una centrale interforze sì, ma in quanto tempo si arriverà? Intanto la gente rimane con un soccorso totalmente inadeguato. Ogni giorno che passa avremo maggiori morti, maggiori invalidità, perché il soccorso non è efficiente. Allora, quello che si potrebbe forse, ma anche questo è un interrogativo, pensare è a un rientro delle linee 115 e 118 nelle rispettive centrali operative e lì vedere, so che è difficilissimo, vedere la possibilità perlomeno di creare una centrale interforze dell'ordine, cioè 112 e 113. Sappiamo quali sono i problemi dei vertici delle forze di polizia, però questa sarebbe una soluzione forse raggiungibile in tempi non biblici, con credo senza sborsi di denaro, e sarebbe coerente con quella che sarà poi la centrale interforza, perché ricordiamoci che anche una grande centrale interforza, il gomito gomito, vuol dire sempre lavorare attraverso ormai strumenti informatici o telefonici. Una centrale di 50 posti operatori, non è che uno si alza e va a passare la comunicazione al collega dei Vigili del Fuoco o della polizia. Quindi anche tre centrali che sono ben integrate, anche se distanti tra di loro, funzionalmente sono una centrale interforza. Grazie. Terminiamo questo primo giro, dottor Balzanelli. Sono stati toccati dei temi tutti quanti di rilevante importanza per le questioni poste al nostro esame. Intanto sui tempi, è chiaro che il sistema globale dell'emergenza a livello nazionale deve essere veloce, velocissimo, sono in gioco vite umane declinate in diversi contesti specifici di tipologie di pericolo, per cui non potrà che essere privilegiata una linea che valorizzi i contributi della tecnologia affinché queste tempistiche siano necessariamente in tutti i modi ridottissime. Quindi sulle analisi delle tempistiche 112, dicevo stamattina, non posso intervenire anche perché su questo dovrebbero farlo gli aventi diritto e in questo caso i responsabili della gestione dei sistemi relativamente afferenti. Per quanto riguarda la questione 112 in sé, questa mattina vi dicevo che l'Europa non è vero che non ha declinato un modello, perché ho sentito anche dire questo, che l'Europa non ha declinato, ha lasciato libero. L'Europa ha dato un criterio di lettura sulla modalità, è stata chiara, ha detto parallelamente. Ora, è vero che anche in otorinolaringoiatria non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. L'Europa è stata chiara, ha scritto, non l'ha detto, parallelamente agli altri numeri. Negli altri paesi d'Europa, infatti, sono pienamente funzionanti gli altri numeri, tra cui quello dell'emergenza sanitaria. Di che cosa stiamo parlando? Abbiamo forse ipertrofizzato una gigantesca macchina che spende tantissimo perché il topolino partorisce, in questo caso, una montagna di spese?
Questa è la lettura che io vi propongo. L'Europa è stata chiara, ha detto che il turista smarrito, che ha un problema, per un fatto amnestico di mera memoria, deve avere un numero. Noi ci stiamo costruendo un infinito su questo numero. Gli italiani sarebbero in grado, su un granello di sabbia, di arrivare su Marte, con la nostra inventiva e creatività, che spende da morire. È una spesa da morire, nel senso che ci muore anche la gente sopra. È una spesa da morire. È in sé e per le conseguenze che produce laddove dovesse essere non ben applicata. Ma l'Europa ci ha chiesto di fare tutta questa cosa a macrostruttura. Ha detto parallelamente, se io avessi la responsabilità pubblica, io con i conti in mano direi che tutti continuano a chiamare in Italia i numeri che fanno, i carabinieri rispondono, spese zero per lo Stato. Andiamocelo a spiegare a 60 milioni di italiani. Questa è macroeconomia. Spesa zero. Costo zero. Rinforziamo gli organici dei carabinieri, tutto al più qualche stipendio. E vediamo cosa abbiamo guadagnato invece con le nostre mega strutture. L'Europa scrive parallelamente, ed è quella la linea per quanto ci riguarda. In realtà quindi si tratta di metterci d'accordo su un fatto che è accaduto in questi anni e abbiamo prove e documenti a morire, anche qui. Che nel nome del 112 sono state chiuse le centrali operative del 118. Gambizzate malamente, smontati i sistemi, che come spiegavo stamattina, non si tratta di call centers, ma di centri direzionali, decapitate le dirigenze, mandati a casa gli organici, una vergogna, una longa manus, che nel nome del 112, che dice parallelamente, azzoppa, spezza, taglia le centrali operative, smonta i sistemi. Che cos'è questo? Diceva Socrate, ti esti in greco. Ma che cosa è stato fatto? È stato fatto. Abbiamo i nomi e cognomi, gli stessi che poi se li andate a fotografare si accompagnano sempre con le stesse ditte che vanno a braccetto. Perché la centralizzazione vuol dire anche la centralizzazione dei centri di costo, guarda caso. E poi degli appalti, guarda caso, e le abbiamo fatte un po' di foto. E si è fatta anche l'ipotesi diversa, inversa, che nel nome del 112, il 118, la sanità ha cercato di allungarsi sul 112. Quindi nel nome del 112 si è tentato di smontare il 118. E nel nome del 118 si è tentato di andare a prendersi il controllo del 112. Due vettori che si sono incrociati, inappropriatamente. Per dirvi che cosa? Lui è un call center, il 112. È lui il call center. Non la centrale operativa, che poi è diventata SO, le sette sorelle. Ma di che cosa? Sale operative. No, quella è centrale, non è sala. La sala è una parte della centrale. Quindi evidentemente questa longa manus va chiarita, no? Non ha motivo di essere, perché il 112 fa il 112, il 118, il sistema dell'emergenza fa il suo lavoro, salute fa un'altra cosa, ognuno fa quello che deve fare. La Zalucar dice una cosa importantissima, la relazione, l'inter, il concetto di interazione supportato dalle alte tecnologie, non è che ci mando il piccione viaggiatore a quello che sta a tre tavoli più avanti, o i segnali di fumo. Dobbiamo essere interconnessi, quindi non abbiamo bisogno, come nel parco di Yellowstone, siamo tutti qui. Quindi non siamo dell'idea che le centrali operative debbano essere necessariamente attigue, possono essere anche localizzate nei centri di governance rispettivi ed essere ugualmente concepiti in un contesto interforze. Le proposte, a parte quelle legislative, dove ringrazio l'onorevole Labriola e quindi anche il gruppo che ha voluto portare avanti dal punto di vista istituzionale questo tentativo di dare il peso, la sostanza ai sistemi 118 smantellati irrazionalmente con le politiche ministeriali degli ultimi 15 anni, propongo, e lo dissi l'anno scorso ad Anza, proprio quando ci fu il caso di Raggio, questa tragedia, che se all'analisi, alla fine, quando noi raccoglieremo i dati, perché vedete in medicina si vede tutto sui dati, però alla fine sono quelli che governano le analisi, i dati sono quelli, raccoglieremo i dati, li studieremo, ci confronteremo, analizzeremo, valuteremo i dati. Delle due l'una, o avremo trovato la dritta perché non ci sia perdita anche di un minuto
sul codice rosso, e siamo forti in questo perché noi abbiamo come centrale operativa lo storico. Noi sappiamo oggi sui rossi in quanto tempo arriviamo. Col nuovo sistema facciamo il versus. Quando arrivavo prima sul rosso, quando ci arrivo adesso. Sono numeri, con la matematica non si scappa. Se riusciremo a stare, grazie alla tecnologia, agli impianti, ai coordinamenti che già esistono, diceva l'amico del sindacato, già sono previsti, allora faremo festa. Se così non dovesse essere e non dovessimo avere la lucidità di capire che quel parallelamente dovrebbe essere già applicato, non può essere che io chiamo il 118 e rimbalza da un'altra parte, dovrebbe rispondere già direttamente, parallelamente è scritto, quindi è stato dato un modello di operatività parallela, proporremo, ringrazieremo anche le forze politiche di qualunque arco di governo all'Europa di ripristinare per il continente un numero unico dedicato europeo per l'emergenza sanitaria. Dato che abbiamo professionisti che partecipano a questo incontro, se qualcuno vuole intervenire a portare il suo contributo, la sua opinione su questo, ce lo faccia sapere. No, prima di piazzarsi, quindi io volevo solo sì? dire una cosa. Però, vuoi venire qua? Vado al podio? Boh, va bene. Allora, intanto buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Porta, sono consigliere nazionale del NUTSIND, lavoro al 118 oramai da 16 anni più o meno, Empoli Pistoia, tanto per capire dove siamo inquadrati a livello toscano. Un paio di considerazioni le voglio fare anch'io, le faccio da infermiere del 118 che lavora sia sull'ambulanza e sia sull'automedica. Io trovo l'analisi fatta dal dottor Balzanelli precisa. Sta succedendo qualcosa a livello nazionale, che parlo alla politica, quindi alla senatrice, all'onorevole, sta succedendo qualcosa che dobbiamo metterci un fermo, in tutti i modi. Lo dobbiamo fare perché oggi, dottor Balzanelli, se non sbaglio è stato lui a dirlo, c'è una diversità a livello regionale di assistenza sul territorio, parlando di emergenza. In Toscana, forse qualcuno di voi lo sa, si sta parlando di privatizzazione del 118. Abbiamo perso la testa. Abbiamo perso la testa. Non si può parlare di privatizzazione dell'ospedale che va a domicilio del paziente con la miglior squadra che possa avere, infermiere e medico. Questo non vuol dire che il volontariato, il laico, non deve essere presente. Attenzione, perché sennò vi sto dando un messaggio sbagliato. Deve collaborare nel suo ruolo. Non possiamo dare in mano ai privati il 118, signori. Chiamiamolo 112, vendiamoci a tavolino e vediamo come meglio svilupparlo. Non c'è problemi. Ma sono i professionisti che si devono mettere a tavolino, e questo lo dico alla politica, lo dico fortemente dicendo: chiamate i professionisti, i medici, gli infermieri che operano tutti i giorni, e non è possibile che se io sono a Aosta vengo assistito in una maniera e se sono a Napoli, faccio per usare un termine ma solo nord e sud, tanto per far Firenze, metto Firenze, la mia, sono assistito in modo diverso. Oggi siamo andati verso l'unificazione delle centrali operative, dove all'interno del territorio c'è già differenza. La stessa centrale operativa risponde su due territori in maniera diversa, perché ha mezzi diversi. Questa è la realtà che noi viviamo, e credo che il dottor Balzanelli è molto più informato ancora di me, che ci lavoro, che conosce benissimo. La salute del cittadino, se noi oggi non mettiamo al centro il cittadino in qualsiasi senso politico, sanitario, abbiamo perso tutti. Tutti abbiamo perso. Scusi, le posso chiedere di sintetizzare per lasciare spazio? Sì, no, era solo grazie. Questa considerazione volevo fare, ma ci tenevo, più che altro rivolto alla politica. Dobbiamo essere tutti uguali in Italia, tutti uguali. Grazie, scusa.
Volevi intervenire? Sì. Prego. Con una finalità propositiva, però volevo evidenziare quelle che possono essere le conseguenze di mantenere un sistema di questo tipo, in merito alle conseguenze che riordinerei in quattro gruppi. Il primo, più fondamentale e che non ha prezzo, è quello della perdita di una vita umana laddove evitabile. E il secondo è quello di determinare delle conseguenze in ordine di spesa evitabile. Il terzo è quello dei risvolti penalistici, che quindi sono una spesa a carico di tutto il cittadino, perché i procedimenti penali che possono conseguire a un soccorso inappropriato ricadono su tutti i contribuenti, perché è lo Stato che indaga. Il quarto è quello civilistico, ovvero laddove si dovesse configurare una responsabilità dei servizi di soccorso, poi ci sarà la parte offesa, che si costituisce o meno parte civile, che andrà a richiedere un risarcimento, dove la controparte della parte offesa, quindi del danneggiato, è lo Stato. E quindi ci sarà un quarto momento di risarcimento, quindi una quadruplicazione delle spese che a monte poteva essere evitabile. Tutto qui. Grazie. Prego. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Mario Costa, sono stato il direttore della centrale operativa di Roma, sono stato poi il coordinatore regionale del sistema 118 del Lazio e infine il direttore sanitario dell'Ares 118 e sono stato anche il presidente della società italiana Sistema 118. Do il mio applauso a questa iniziativa, che è un'iniziativa purtroppo carente in questo senso. Ho sentito un sacco di testimoni d'accusa e nessuno di difesa. Non è così. Sono stato invitato 6 mesi fa in Lombardia, dove hanno celebrato i fasti della centrale 118 e l'organizzazione di un sistema che agisce brillantemente sul territorio. Quindi c'è qualcosa che non funziona tra le due, tra i due schemi. La cosa che io ci tengo a dirvi, ma ci tengo a dirvi perché? Perché sono stato ricevuto qualche volta dai politici. Parlando di sistema 118, ma parlando di vite umane, li ho visti piano piano avere uno sguardo vetrificato, che voleva dire che eravamo persi in altri pensieri, e non sono riuscito a farmi capire. Allora io vorrei chiarire alcune cose ai colleghi che ci rappresentano nello Stato. Il primo è: la Costituzione italiana garantisce il diritto alla salute, va bene? Primo. Secondo, garantisce che questo diritto alla salute sia equanime, d'accordo? Perfetto. Non accade? Nel sistema di emergenza non accade, eppure il sistema di emergenza rientra nei livelli essenziali di assistenza, è un diritto per ognuno di noi cittadini. E perché non accade? Perché nelle varie regioni c'è un'organizzazione completamente diversa. E perché? Perché la politica così ha voluto, perché il direttore generale nominato politicamente addirittura da provincia a provincia dà o meno, a seconda delle sensibilità, le risorse al sistema d'emergenza. Sistema d'emergenza che è nato poverello. Noi siamo venuti fuori, come tutti i sistemi di emergenza e come i pronti soccorso, da personale che veniva da varie discipline. Spesso e volentieri era il personale di risulta, il sindacalista che non c'era mai, il malato cronico, colui che era il disabile, nel senso che non riusciva a comunicare con la gente, che litigava. Pronto soccorso e ambulanze. Beh, c'è stata la rivoluzione. Adesso pronto soccorso e ambulanze significa avere il personale più preparato che c'è. E guai se non c'è personale di questo genere, guai. Ci sono i risvolti giustamente penali che citava il collega precedentemente. E allora io ho sentito un sacco di cose questa sera che mi richiamano al passato.
onorevole Polverini, c'è stato nel 1985 la senatrice Monica Maggioni che ha fatto un'inchiesta sul sistema 118, le cui conclusioni sono che il sistema 118, pur essendo fondamentale, un servizio essenziale, eccetera, era completamente disaggregato a livello nazionale e che spesso gli interessi economici erano superiori a quelli sanitari. Il che, voglio dire, accadeva con questa inchiesta allora, credo che siamo a tutt'oggi nello stesso modo. C'è stato dal punto di vista organizzativo, DPR del 1992 diceva che dentro 60 giorni le regioni si dovevano organizzare per il sistema 118, sistema d'emergenza. L'ultima regione, se l'ultima regione è stata la Basilicata, 2004, la Puglia l'anno prima. Quando io chiamavo nelle regioni e dicevo scusate ma se io vengo in villeggiatura o vengo là e chiamo il 118 perché non sono assistito come in Toscana o come in altre regioni? Allora il discorso è l'occhio della politica deve essere costante su questo sistema. Io ho sentito il collega dei Vigili del Fuoco che ha parlato di sistema 118 nazionale, ma noi lo stiamo gridando. Ma dove esiste un sistema 118 che dipende dall'ASL e non è compartecipe con le stesse metodologie, con la stessa formazione, con le stesse risorse identiche, con lo stesso attacco dell'ossigeno su tutte le ambulanze di tutta Italia? Ma noi non interveniamo soltanto sulle monoemergenze, noi interveniamo a livello delle maxi emergenze, nei terremoti. E ci siamo dimenticati, a tutt'oggi, dopo un certo periodo, di quelli che potrebbero essere le aggressioni al terrorismo, per i quali ci siamo preparati insieme con la protezione civile, abbiamo fatto dei corsi specifici che non stiamo facendo come le training, abbiamo avuto risorse che stanno marcendo, ma noi siamo diventati di fatto un corpo nazionale e dobbiamo, noi lo rivendichiamo perché abbiamo assunto delle connotazioni che avete sentito stamattina dal collega Balzanelli. Mi scusi, la posso chiedere di sintetizzare il... Lei vuole la mia conclusione? No, una sintesi di quello che è ancora da dire. La sintesi è molto semplice. La sintesi è molto semplice. L'evidenziazione da tutto quello che c'è stato è il numero 112 è un numero di call center. Non possiamo evitarlo perché è una normativa europea. Due, cooperazione interforze. Noi da 15 anni abbiamo uno del 103, un infermiere del 118 che sta alla centrale operativa del 113. Ma perché? Perché ci serve il 112? Ma lo sapete che il 90% delle chiamate che arrivano alla centrale operativa del 118 non è d'emergenza? Io sono stato insieme con dei colleghi a Orlando che ha 52 milioni di persone in visita là. Hanno lo stesso percentuale che abbiamo noi, 90%, e allora il 112 ci può servire a fare questa scrematura, ma certamente con un'integrazione seria, importante, che ci permetta di fare poi l'emergenza reale. E allora ecco il sistema 118, organizzato, che possa dare risposta. Noi siamo prontissimi a realizzarlo, siamo in grado di farlo. Abbiamo procedure già pronte con gli standard che abbiamo già predisposto, abbiamo una formazione che può essere fatta in uniforme a livello nazionale. Io credo che la risposta seria del sistema sarà la riorganizzazione, tenute presente le tecnologie. Le tecnologie attuali ci permettono di andare avanti con la massima efficienza ed efficacia, perché ormai la comunicazione tra sedi diverse è istantanea. Quindi la raccomandazione è cerchiamo di portare avanti un sistema che veda tutte le componenti integrate una con l'altra, pur nel rispetto delle reciproche responsabilità e specificità. Grazie.
Mi pare siano emerse alcune idee in questa giornata, ovviamente non una soluzione unica, certa e definitiva, però può essere l'inizio di un lavoro di confronto con professionisti. Su questo, questi elementi che sono emersi finora, io chiederei ancora ai tre relatori presenti alla tavola rotonda, che non erano stati presenti, che non hanno parlato stamattina, se hanno altre osservazioni su quanto è emerso successivamente. Prendiamo il giro. Inizio io, grazie. No, io prima di disperderci e non concentrarci esclusivamente sul 118, perché credo che l'oggetto dell'odierno convegno sia il numero unico di emergenza nelle sue tre direttrici: forze dell'ordine, emergenza sanitaria, vigili del fuoco. Ok? Il collega del, scusami, non riesco a ricordare la sigla, ti chiedo scusa perché hanno lavorato del Nursing, ha elaborato uno studio molto concreto, però due aspetti. Il primo elemento di valutazione per i signori deputati e senatrici rispetto alla rinnovata richiesta che faccio di un'indagine conoscitiva parlamentare sullo stato dell'applicazione del numero unico 112 e della sua efficienza. Primo elemento. Perché intanto è applicata per il momento solo nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, sono 6 regioni, e nel Lazio solo nel distretto 06. Si aggiunge come prossime regioni Sicilia e Marche. La Sicilia già è stata per benissimo. Sono 7 regioni su 20 regioni. Quindi c'è intanto una suddivisione territoriale che crea discrepanza rispetto ai servizi che lo Stato deve e le regioni devono offrire ai cittadini, un secondo elemento di valutazione. Terzo elemento di valutazione rispetto alla richiesta di una commissione, diciamo, conoscitiva come quella che fu fatta, lo ricordo, l'onorevole Polverini, che è più datata come presenza parlamentare, quella che fece il presidente Violante sullo stato della sicurezza del Paese, perché questo è un problema, diciamo, non affatto secondario. Ricordo che l'articolo 55 del decreto legislativo 259 del 2003 recita testualmente, e qui ci sono dei problemi anche rispetto a chi conosce meglio l'organizzazione centrale dello Stato, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono attribuiti i poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, anche, non esclusivamente, attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Ciò detto, al fine di quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture esistenti. Allora, siccome noi non siamo uno Stato, con tutto il rispetto che io ho per tutti gli Stati del centro dell'Africa, va sollecitata da parte di Forza Italia, che ha preso questa iniziativa, una conferenza Stato-Regioni, perché le direttive su problematiche di questa portata rispetto alla sicurezza, all'emergenza, alla vita umana, ai grandi eventi, ma anche al vecchietto che chiama, che ha diritto ad avere una risposta, debba essere, diciamo, uniforme su tutto il territorio nazionale. Non si può consentire che la regione più ricca, che è in grado di offrire risposte, come può essere Milano, va bene, che è in un triangolo fra i più ricchi d'Europa, possa offrire servizi di un certo tipo e si prenda poi come esempio per la Sicilia, per la Calabria, per la mia Puglia, per le Marche e per il Molise. Quindi io credo che questi due strumenti, per dare senso all'iniziativa di oggi, come proposta da parte nostra, vista che è di un gruppo parlamentare partita dalla senatrice Stabile, debba trovare riscontro anche rispetto al metodo, perché l'analisi dei dati non può essere, diciamo, lasciata nelle mani degli operatori regionali, ma va scremata da professionisti regionali, ma anche dalla dirigenza centrale dello Stato, perché va data poi una direttiva all'interno di una conferenza Stato-Regioni, ove l'epicentro non può che essere il Ministero dell'Interno, e non lo dico perché sono poliziotto, ma perché il Ministero dell'Interno è il Ministero della Garanzia, va bene, quando ci sono le grandi emergenze, passa tutto di là. Quindi noi dobbiamo anche uniformare l'intervento e la proposta sia sul piano dell'acquisizione dei dati, delle audizioni dei professionisti, delle associazioni, di tutte le persone. Il dottor Balzani, che è il mio corregionale, ha detto con chiarezza e ha fatto emergere anche una valutazione proprio politica,
Cioè non è che l'Europa è così matrigna, no? Probabilmente l'interpretazione delle direttive europee in Italia è matrigna, no? Perché se dice parallelamente, poi in Italia non si capisce perché, oppure quelle contraddizioni assurde, perché il numero unico nasce a Varese nel 2010, il ministro dell'Interno era un uomo della Lega, voglio dire, però posso anche capire, no no, attenzione, non voglio fare... Un uomo della Lega di Varese. Di Varese. Allora voglio dire, però noi, siccome questo è un tema, l'ho detto prima e ringrazio i deputati e il gruppo di Forza Italia, questo non è un argomento, e io l'ho apprezzato molto e ringrazio per l'invito che è spendibile politicamente per la riscossa elettorale, ma è un convegno di servizio, voglio dire, per i cittadini. Io credo che questi due strumenti siano necessari se vogliamo rendere un buon servizio. Quindi l'indagine conoscitiva e la conferenza Stato-Regioni a seguito dell'indagine conoscitiva con il Ministro dell'Interno per l'uniformità del trattamento su temi fondamentali per la vita delle persone, per la proprietà delle persone, perché l'incendio che brucia la casa distrugge la proprietà di una persona e il sacrificio di una vita, o anche l'incendio di una macchina, voglio dire. E poi, quando abbiamo questi elementi, si può fare la valutazione rispetto al modello, diciamo, del passaggio della centrale laica per le forze di polizia alla centrale interforze. Cioè, le tecnologie ci sono, le idee ci sono, ma abbiamo bisogno di avere dati uniformi su tutto il territorio nazionale. Grazie per l'invito. Grazie, ci sono altri interventi, ancora qualche osservazione su quello che è emerso in seguito? Allora, dopo questa lunga ma credo molto utile e interessante giornata, lascio le conclusioni all'onorevole Polverini, che già si era occupata di questo problema da quando in pratica è stato istituito il numero unico 112. Allora, grazie veramente a tutti, grazie in particolare a Laura Stabile per aver voluto con grande forza questa iniziativa. Devo dire che forse rientra tra i primi convegni messi in campo e soprattutto di spessore in questa legislatura. Questo per dire che lo fa con impegno, con passione, con determinazione, perché non è normale, credetemi, arrivare in Parlamento e creare subito un'iniziativa su un tema peraltro molto importante e in una giornata altrettanto particolare, perché ci troviamo di venerdì, l'ultimo giorno di campagna elettorale, si vota in tanti comuni, tant'è che io sono tornata stanotte molto tardi da Campi Bisenzio, perché è un comune della Toscana in cui si va al voto, e avevo mantenuto questa giornata libera per il convegno di Laura, perché avevo dato la parola rispetto alla mia partecipazione, perché me ne ha parlato appena arrivata a Roma, devo dire, appena arrivata a Roma in Senato, ci siamo viste in un gruppo comune, deputati e senatori, e mi ha detto che si voleva occupare di questa, che io considero un'emergenza, non è soltanto, cioè non ci stiamo occupando dell'emergenza, ma anche di quanto sia importante e significativo provare una soluzione, trovare una soluzione per questo argomento del quale abbiamo parlato e peraltro con competenza. Devo dire che io vado via contenta oggi, intanto perché ho riscoperto dopo tanto tempo che anzianità e formazione sono un valore, in un paese dove invece purtroppo, almeno negli ultimi anni, l'anzianità e il fatto di avere comunque una conoscenza dei problemi era diventato un disvalore. O sei nuovo o non sai le cose, oppure rischi semplicemente di rappresentare il vecchio. Invece abbiamo visto che più si entra dentro le pieghe organizzative del nostro paese, più emerge la necessità di rimettere al centro delle grandi questioni persone che hanno esperienza, capacità, anzianità e formazione. E oggi è emerso in tutta la sua forza. E ho ascoltato, tutti gli interventi di persone che operano nel sistema, che lo facciano da sanitari, che lo facciano da forze dell'ordine, che lo facciano da dirigenti. Ecco, persone che, sanno di che cosa parlano e quindi sono emerse tante cose e anche tanti danni che abbiamo fatto a questo Paese, che si riversano anche nella discussione che abbiamo fatto oggi. Perché quando qualcuno dice il sistema deve essere provinciale, io sono assolutamente d'accordo e sono stata l'unico presidente di regione a partecipare all'ultima assemblea dell'UPI,
Unione Province Italiane per dire a gran voce che l'abolizione delle province era un disastro per l'assetto istituzionale del nostro Paese. Ebbi il coraggio, unica Presidente di Regione, di andare a dirlo all'ultima Assemblea del Lupi, proprio perché lo Stato era organizzato e si teneva sulle province. Ed io, da Presidente di Regione, ho valorizzato non solo il rapporto con i sindaci, che pure è importante, non solo il rapporto con lo Stato e con le altre regioni, ma soprattutto il rapporto con i presidenti di provincia e con le prefetture, perché sono lo snodo di tutte le grandi questioni delle quali anche oggi abbiamo parlato. Purtroppo non si è avuto il coraggio di dire che il governo dei tecnici, oltre a tutti i danni sulla Fornero, della quale parliamo quotidianamente, aveva fatto anche dei danni irreparabili allo Stato, e con una riforma ancora peggiorativa abbiamo destrutturato definitivamente questo sistema. In più, siccome avevamo un sistema, quello sì, di emergenza che ci invidiava il mondo, che era quello della protezione civile, abbiamo deciso di ammazzare pure quello. E ancora, quando parliamo di tragedie come quello di Rigopiano, non abbiamo il coraggio di dire che non è soltanto colpa della Regione, che io ho cercato dall'inizio, devo dire, avendo fatto il Presidente di Regione, mi domandavo perché durante quella tragedia il Presidente della Regione non era mai presente. Me lo domandavo da Presidente di Regione. Adesso ci siamo accorti che forse la colpa era sicuramente anche sua, ma non abbiamo avuto il coraggio di dire che la colpa è di uno Stato che ha destrutturato completamente un sistema come quello delle province, come quello della protezione civile, e che oggi ne paghiamo i danni. E purtroppo nel sistema di emergenza rischiamo di fare la stessa cosa, invece di ucciderlo, siccome volevamo potenziarlo, ma non abbiamo il coraggio di farlo fino in fondo, perché questo ci dobbiamo dire. O noi decidiamo che il numero unico di emergenza è una cosa seria e la vogliamo mettere in campo in maniera seria, oppure è inutile che ci giriamo intorno, perché togliamo un pezzetto di potere a uno, un pezzetto di potere a un altro, forse qualcuno lo mettiamo nella stessa sala, forse qualcun altro no, la polizia e i carabinieri non si parlano, la guardia di finanza non ce la mettiamo, e i vigili del fuoco sono importanti, però allo stesso tempo non funziona così. Se abbiamo deciso di dare ascolto ad una direttiva, o noi facciamo quello che la direttiva ci dice e diciamo: italiani, voi rivolgetevi sempre ai carabinieri, alla polizia, al 118, ai vigili del fuoco. Poi quando viene uno straniero, nel momento in cui lo facciamo entrare in Italia, nel passaporto gli mettiamo il foglietto con scritto: se ti fai male, se inciampi, se vai addosso a un albero, chiama il 112. Allora è un'altra cosa. Ma la cosa che mi ha colpito di più di questa giornata, cara Laura, è che una persona alla quale va tutto il mio affetto, oltre che la mia solidarietà, per quanto ha dovuto, diciamo, vivere in prima persona rispetto ad un affetto importante come quello del padre, ti capisco, perché io l'ho perso, avevo 2 anni e mezzo, quindi so di che cosa si parla, ma una persona, posso usare questo termine, in un paese che sta arretrando culturalmente tutti i giorni, per colpa di tutti, non solo per colpa della politica, una persona, diciamo, di cultura medio-alta, ma anche media, che dica, e me la sono segnata, io non sapevo, non ero a conoscenza del numero unico di emergenza. Questa, secondo me, è la frase più grave che è stata detta qui, perché significa che noi non siamo in grado di informare i nostri cittadini di una rivoluzione dalla quale può dipendere la loro vita, la loro sicurezza e quella dei loro cari. Noi non siamo stati in grado di trasferire ai cittadini che cosa stavamo mettendo in campo. Raccontavo prima che io ho un piccolissimo, mia mamma, appartamento a Parigi, dove io vado rarissime volte, ci andrò martedì perché ho appena subito in campagna elettorale un furto in un appartamento vuoto, quindi nulla di grave, però ho dovuto sostituire la porta. Al di là di come ha funzionato il sistema, perché io da Roma ho avuto qualcuno che si è preoccupato di rimettere la porta, cioè la polizia. Tu chiami la polizia e quelli vanno lì, ti fanno fare la denuncia e ti rimettono la porta e poi ti dicono: quando torni, che sei comodo, me lo dici, io te la riapro, oppure te la riapro e ti faccio fare i lavori. Ma io quando arrivo devo svuotare la cassetta postale,
perché trovo un pacco così di posta. All'inizio dico, Madonna, quante persone mi hanno scritto? Nessuno, perché ho due bollette domiciliate a Roma. Ogni settimana l'arrondissement, cioè il municipio, ti mette un cartoncino di varie misure, perché se sei una donna lo puoi mettere nel portafoglio, se sei un uomo lo puoi piegare, lo metti in tasca, se sei una signora anziana te lo danno più grande perché è scritto più grande, con tutti i numeri dell'emergenza. Dalla cosa più grave, che è quella della sicurezza della salute, fino al fabbro, a quel vetraio, al falegname, all'idraulico, a tutto quello che ti può accadere in casa. Ecco, allora, noi non è che siamo, io non voglio citare altri popoli perché tutti hanno una loro dignità e cioè una loro storia, ma insomma noi siamo l'Italia, cioè è inimmaginabile quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, perché prevale sistematicamente la demagogia, perché dobbiamo inevitabilmente risparmiare non si sa bene che cosa, e vi dico da presidente di regione che non è vero che si risparmia, perché molto spesso c'è una moltiplicazione dei costi, c'è una moltiplicazione dei costi. E poi dico una cosa, perché io dico sempre quello che penso e ho pagato anche un prezzo per avere questo carattere e questo modo di fare. Noi in questa vicenda specifica del numero unico stiamo pagando anche la debolezza delle classi dirigenti. Ragazzi, ma voi, se io vi interrogo e vi dico datemi i nomi dei presidenti delle regioni in questo momento, io non sono sicuro che, malgrado voi operate in un sistema che si intreccia inevitabilmente con le regioni, non ve li ricordate. E questo non è un bel segnale. Questo non è assolutamente un bel segnale, perché significa che parte dello Stato così importante come le regioni italiane, che hanno ruoli di straordinaria rilevanza sulle nostre vite, come dire, ultimamente fanno fatica, arrancano, perché si è voluto indebolirle, e in parte anche perché avevano esagerato, e lo dico io che ho pagato un prezzo per errori che erano stati fatti, e non soltanto in quella legislatura, però a suon di, come dire, fustigare, poi alla fine ci ritroviamo una classe dirigente che non è più all'altezza del ruolo che svolge. Ci dobbiamo dire la verità, perché il processo formativo poi è per tutti, eh? Non è soltanto per chi deve rispondere al telefono, è anche per chi ti deve dire come e dove devi rispondere a quel telefono. E ci ritroviamo in questo stato, perché poi alla fine il prezzo lo pagano i cittadini. Allora noi, perché vogliamo recuperare, e oggi lo stiamo facendo con voi, il rapporto con chi è dentro le questioni delle quali la politica tratta? Perché io dico sempre che su alcune materie addirittura la politica non dovrebbe avere nemmeno un'opinione, nel senso che ci sono dei mutamenti della società, delle economie, che comunque tu poi in qualche modo devi normare, che a volte vanno avanti indipendentemente da te, ci sono processi tecnologici con i quali ti incroci e magari un provvedimento non è più adeguato a quello che è il tempo, a quelle che sono le condizioni. Quindi noi vogliamo recuperare un rapporto, ma non per fare un'iniziativa come oggi e poi rivederci fra qualche anno, per fare un'iniziativa come oggi e cominciare poi a mettere in campo dei provvedimenti. Per esempio, quello dell'indagine conoscitiva è sicuramente una delle cose che io alla Camera e Laura in Senato dobbiamo fare, anche attivando un sistema di monitoraggio, perché i dati o non ci sono ognuno li fa come gli pare, perché questo è il paese col quale ci confrontiamo. E non è vero, guardatemi, che in questa vicenda lo Stato non può e non deve avere un ruolo di regista, perché lo sappiamo tutti che la Costituzione tutela la salute. Ed è per questo che esiste il Ministero della Salute. Le regioni hanno la competenza organizzativa dei sistemi, ma nell'ambito di una propria organizzazione devono tutelare allo stesso modo l'interesse primario, che è quello della salute dei cittadini. E allora noi qui con questo creiamo un ulteriore divario tra chi si cura a Milano, chi si cura a Roma e chi si cura a Catania, che già ha un trattamento sul piano organizzativo diverso.
qui ha un trattamento addirittura discriminante rispetto all'accesso, perché se la centrale funziona tu avrai un accesso diretto a quella che è la tua sicurezza o la tua salute, se il tuo sistema non funziona tu te la prendi in saccoccia, si dice a Roma. Quindi è chiaro che noi dobbiamo assolutamente intervenire, e io credo anche sul Ministero, sulla neo ministra, se trova la voce, perché io ancora non l'ho sentita da quando è stata nominata, di venire alla Camera, alla quale dovremo chiedere se intende per esempio mettere in atto delle linee guida che possano veramente dare degli indirizzi sicuri, perché non è vero che si può fare come ti pare, eh. Si può fare come ti pare se il Ministero si distrae, se il Ministero non è in grado di dare degli indirizzi a tutte le regioni. E ripeto, in una conferenza delle regioni dove anche da parte dei presidenti non c'è, come dire, una formazione, perché sono tutti nuovi, è un fatto. Io quando sono arrivata in conferenza dei presidenti, cavolo, c'erano presidenti che quando li sentivi parlare ti spaventavano, tanta era la competenza con la quale comunque, certo, stavano lì da 10-12 anni, avevano ovviamente fatto delle cose e sapevano di che cosa si parlava. Quindi io penso che da un lato sul Ministero, dall'altro sulla conferenza delle regioni e sulla conferenza Stato-Regioni, chiaramente, dopodiché è chiaro che il Ministero dell'Interno ha e deve avere un ruolo importante, perché io non vorrei, e non la prendete come una critica, che a forza di pensare solo alla questione dell'immigrazione, che pure è una cosa importante, poi noi ci dimentichiamo di tutte le funzioni e i ruoli che invece ci sono all'interno del Ministero degli Interni, che va ben oltre la politica dei respingimenti. Perché altrimenti tutto l'impegno viene assorbito su una materia, ripeto, importante, con la quale gli italiani naturalmente, no, si confrontano, ma queste sono cose altrettanto importanti, e non può dipendere la vita di una persona, la sicurezza di una persona, semplicemente dagli umori, di come va, dall'operatore se è più bravo. Vi racconto una cosa, un mio congiunto, come direbbe il presidente Conte, ha avuto un incidente in moto, nel senso che un signore non lo ha visto, gli ha tagliato la strada e gli si è infilato tutto il manubrio dappertutto. Lui è vivo per una circostanza, perché aveva dietro un'ambulanza che portava una signora che non stava malissimo e si è fermata. L'ambulanza ha chiamato, perché ovviamente era intervenuta per una questione minore, ha chiamato un'altra ambulanza in soccorso che è arrivata immediatamente, ma chi gli ha salvato la vita è stato il medico del primo ospedale nel quale è stato portato, che aprendo il portellone dell'ambulanza lo ha guardato, non vi dico qual è l'ospedale, e gli ha detto portatelo immediatamente al policlinico. Quindi lui è vivo per una circostanza. Dico questo perché una telefonata, se fatta da una persona che sa di che cosa si parla, che risponde sapendo, cioè è chiaro che ti salva o non ti salva la vita. E allora non possiamo nemmeno prendercela con l'impiegata della prefettura di Rigopiano, che non credeva a chi gli diceva che c'erano delle persone sotto la neve, no? Però è evidente che anche lì rispondere, far rispondere ad una persona o a un'altra persona ha fatto la differenza. Quindi noi stiamo parlando oggi di un tema importantissimo. Peraltro, fatemi dire una cosa da ex presidente di regione, perché io ho vissuto questa esperienza in maniera molto rocambolesca, ma anche molto forte. Cioè io, se decidevo una cosa la facevo, e forse è stato proprio il motivo per cui poi alla fine non ero molto simpatica. Però vedete, quando la notte del 24 di agosto io ho visto il sindaco di Amatrice che chiedeva di recarsi ad Amatrice in elicottero perché tutte le strade di accesso ad Amatrice erano interrotte, solo io e lui e la mia opposizione ci siamo ricordati che quella pista dell'Eri Soccorso l'avevo voluta fare io con tutte le mie forze e con i soldi di rappresentanza della Presidenza,
malgrado le opposizioni mi insultavano quotidianamente, perché ritenevo, conoscendo bene il territorio, e qui torniamo anche alla conoscenza dei territori, che in quel punto preciso, nel Lazio, se ci fosse stata un'emergenza, io pensavo alla salute, perché allora ero commissario, mai avrei pensato al terremoto, l'unico modo per arrivare poteva essere l'elicottero. E allora, fatemi dire che quella pista, come tante altre cose in questa regione, si sono realizzate non perché io ero più brava degli altri, perché ho trovato dei presidenti delle province che, pur non essendo del mio stesso colore politico, hanno accettato e mi hanno dato una straordinaria collaborazione. Dei prefetti, ai quali io ovviamente avevo dato qualcosa in cambio, perché avevo messo anche risorse economiche per fare in modo che il sistema di sicurezza funzionasse meglio. La centrale operativa della Polizia di Stato di Roma l'abbiamo fatta noi con le risorse della Regione, l'abbiamo inaugurata anche allora col capo della Polizia, compianto Manganelli. L'avevo fatta perché c'erano in tutti i sistemi, sia di protezione civile che sanitario, un livello di professionalità altissimo. E molto spesso questi sistemi funzionano malgrado la politica, come qualcuno ha detto, perché ci sono delle persone, medici, infermieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, chi più ne ha più ne metta, operatori della sicurezza, che tutti i giorni, anche l'accurato intervento che abbiamo ascoltato dell'operatore del 118, ecco, si mettono lì indipendentemente dallo stipendio, dagli orari, e fanno il loro lavoro. Ecco, allora io penso che passare una giornata qui, cara Laura, confrontarci con chi conosce le cose, non meglio di te, perché tu sei un medico e quindi almeno di una parte dell'emergenza sicuramente ne sai più di me, ma che ne sanno sicuramente più di me, è stato, ed è un fatto importante. Quindi io direi di mantenere questo che oggi abbiamo chiamato convegno come un tavolo di lavoro permanente, che può essere fatto di incontri come oggi o può essere fatto anche di un rapporto, tanto adesso con le mail si fa velocemente tutto quello che prima, come dire, si faceva invece con settimane e mesi. E magari iniziamo con le cose che ci siamo detti oggi per poi arrivare anche a quella che può essere una proposta di legge strutturata, perché poi o il governo ovviamente se ne può fare carico, noi non ci importa, se noi presentiamo una proposta e poi va bene a chi il governa che ha i numeri per approvarla, noi siamo d'accordo, o altrimenti, siccome è un tema molto importante, lo dico a Laura ma sicuramente avrà già studiato i regolamenti, ci sono delle quote di proposte di legge che competono alle opposizioni obbligatorie, che noi possiamo quindi richiedere, portarla fino all'Aula di Camera e di Senato. Poi chiaramente lì chi non mette i numeri per farla approvare si assume la responsabilità chiaramente di non voler accettare magari la sfida che tu gli stai ponendo, però penso che questa è una sfida importante, lo è sicuramente per noi, lo è sicuramente per tutte le persone che oggi, ma non solo oggi, partecipano a questo dibattito. Io penso che però questa è una sfida importante che noi possiamo e dobbiamo portare avanti nell'interesse del nostro Paese. Grazie Laura. Bene. Bene. Allora, riprendo solo una delle ultime cose dette, un tavolo di lavoro permanente. L'organizzazione di questo convegno ci ha permesso di prendere contatto con professionisti che in diverso modo lavorano nell'emergenza, quindi rimaniamo in contatto e il resto è stato detto. Tra l'altro è stato fatto di questo incontro, è stata fatta la registrazione audiovisiva che vedremo di farvi avere in qualche maniera, di mettere in rete in modo da poter riprendere e rivedere e ritrovare gli spunti per quello che è emerso oggi. Grazie a tutti ancora.